Si affronta, potete ristaccarla e rimetterla piano piano leggermente. Sì. Ok. Basta così. Allora ci ricambiamo la fase del vaso. Io non ce l'ho più la barbottina, va bene? Così accelera un po' la spiegazione. Voi usatela sempre, man mano che salite. Quello che buttiamo dentro, così come l'hai imbuto, no? Se la versi verso di te, poi tirate sulla forma della manina, fate così, poi ve la rigirate nella manina e fate così, e ve la rimettete dentro dall'altra parte. Quindi circa a 6 mm si fa una riga. A occhio, cioè guardando con il metro, facciamo due righe. Mi chiamo Alessandro, ho 17 anni, faccio l'animatore da 3 anni, vado a scuola LITI di Biella, indirizzo meccanico. Allora io ho fatto due laboratori, laboratorio caseario e laboratorio di maglieria. Quello caseario, cioè, non credevo che ci fosse tutto questo lavoro per fare il formaggio, cioè, in maglieria è stato un casino assurdo perché io sono mancino, mi ha spiegato con la destra, allora ho iniziato a prendere la mano con la destra. Certo, bisogna avere molta manualità, ma magari nella vita non farlo di mestiere, ma magari come hobby, come però che mi dia da vivere, no, non penso. Ma perché la mia passione è un'altra, disegnare al computer, progettazione, tutto quello piacerebbe fare. Poi certo che se non ci fosse nient'altro da fare, sarebbe una cosa bella. Ciao, sono Anna Giulia, ho 22 anni. E abito a Bettinengo e sto lavorando come babysitter. Sono iscritta all'Università di Torino, studio lettere, ceramica. Sono molto curioso e mi ero fatta diverse domande riguardo a questa sostanza così particolare, malleabile e anche ingestibile. E poi si scoprono appunto tante piccole tecniche per creare qualcosa di simpatico, artistico, curioso, divertente.
scuola è tutto su un libro e su un libro vedi veramente poco. E se su un libro c'è scritto che il formaggio lo fai con una cagliata, temperatura tot, definizione tal dei tali, diventa poi difficile tra quello che leggi e l'immagine che hai capire dove sta la realtà. E lo stesso per il discorso di fare una maglia con le proprie mani, di lavorare la lana o di rilegare un libro o qualunque altra cosa. E forse anche poche possibilità di entrare in contatto con questo. Un'attenzione che dovrebbe partire un po' da tutti, dai protagonisti e da chi ci sta intorno. I ragazzi mi sono sembrati interessatissimi, lo sono stata anch'io. E sono curiosi, fanno tante domande e io ho la fortuna un pezzo di averla vissuta questa parte di tradizione, nel senso che il mio compagno Michele fa formaggio di capra da 30 anni e è un mondo comunque che anch'io ho scoperto non proprio da zero, perché tra i nonni, la vendemmia, per le galline a casa, queste cose qui, però riguarda sempre meno persone e sempre persone meno giovani, che esiste la voglia. Un po' di coraggio e la voglia di imparare, la voglia di fare, di piangerci sopra, perché poi siamo veramente in una realtà difficile, però se non ci si mette in gioco per primi. Ciao, sono Loeo Piana Riccardo, ho 17 anni, a gennaio ne faccio 18, studio, faccio terza al tessile moda a Biella, vado in palestra. Oggi ho fatto ceramica e sto facendo lavoro a maglia. Ceramica, mi è piaciuto molto, cioè si può dare libero sfogo alla fantasia, divertente, creativo. Ho parlato con gli esperti e ho scoperto molte cose su come si cuoce o su come si colora e i vari utensili da utilizzare. Sulla maglia mi sto divertendo tantissimo, non mi aspettavo fosse così, mi aspettavo molto peggio, ma invece è divertente e è un po' difficile, ma basta prenderci la mano. Io sto studiando, cioè, più o meno nell'ambito tessile, quindi nel lavoro a maglia, ma fare proprio lavoro a maglia non proprio. E può essere una professione se si hanno le capacità giuste, le idee giuste e i giusti agganci. Cioè, sapere a chi vendere, dove vendere, sapere avere una clientela, cioè, perché senza di quella non,